La Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi, città di Trieste, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e il contributo della Fondazione Kathleen Foreman Casali, presenta Lezioni Aperte con gli allievi e i maestri della Scuola di Musica. Lei in piano è un corso basato sul metodo per pianoforte Music Moves for Piano di Marilyn Lowe. Questo metodo vuole portare nel panorama didattico pianistico la Music Learning Theory, ovvero la teoria dell'apprendimento musicale di Edwin Gordon. Gordon, inventore di questa teoria, pone in parallelo il concetto di apprendimento verbale e apprendimento musicale. Si chiede: se un bambino, prima di imparare a parlare, leggere, scrivere, apprende solo ascoltando, perché lo stesso concetto non può essere applicato anche alla musica? Questa teoria si basa sullo sviluppo dell'audition, ovvero la capacità interna del bambino di sentire la musica, sia quando essa è presente, sia quando essa non lo è. Questa audition come viene sviluppata? Viene sviluppata attraverso l'esposizione del bambino a delle musiche appropriate, di cui Gordon ha scritto proprio un intero libro assieme al suo aiutante Andrea Apostoli, dedicato proprio a una serie di musiche di breve durata, non solo nei modi maggiore e minore della musica, che sono quelli più comunemente usati, ma in tutti i modi, ovvero il frigio, il video e gli altri modi della musica. Adesso vi farò sentire per esempio un brano preso proprio da questo libro. Questo è un esempio di brano. Adesso vi farò sentire invece un brano ritmico, quindi dedicato solo alla parte ritmica della musica, questo alla melodia, invece quest'altro sarà dedicato solo al ritmo, che può essere anche qua binario, ternario o più complesso. Adesso vi farò sentire un po' più complesso. Quando questi brani saranno eseguiti ovviamente dall'insegnante durante la lezione, ci sarà il momento dei pattern. E cosa sono questi pattern? I pattern sono delle brevi sequenze di musica, che possono essere di tre note, di due note, oppure di brevi sequenze ritmiche, come ad esempio pa pa pa, o quando i bambini saranno più grandi pa 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 pa, che il bambino, se vorrà, ovviamente non è obbligato, perché sennò sarebbe una spinta inutile e controproducente, le ripeterà, creandosi così un dialogo, un botta e risposta tra l'insegnante e l'allievo. Tutta questa esposizione alla musica, al ritmo, al botta e risposta musicale avviene ovviamente durante un ambiente giocoso. Mentre si gioca, così il bambino ovviamente non si rende conto che sta imparando. Adesso andremo a vedere più nello specifico alcuni dei punti principali su cui si basa proprio questo metodo per il pianoforte, il Music Moves for Piano. Il primo è l'ampio movimento del braccio, ovvero fin da subito i brani ci aiutano a capire come i tasti vengono passati dal peso di che cosa, Davide? Del braccio, e non invece dalle dita, che tendono poi ovviamente a rigidirsi, perché facendo questo sforzo solo le dita, le altre tendono a rigidirsi. Noi come chiamiamo quando una persona, quando un allievo suona con le dita rigide? Spider-Man. Come Spider-Man, ok? Faccio vedere un attimo come suona come Spider-Man. Hai sbagliato? Ok, benissimo, bravo. Quindi adesso faremo sentire uno dei primi brani tratti proprio da questo metodo. Dai pure, dai.
principale è il suonare insieme. I bambini vengono abituati fin dall'inizio a suonare, inizialmente con il maestro e successivamente poi con gli altri compagni, in modo tale da abituarsi a coordinarsi e ad ascoltare soprattutto l'altro. Adesso io e Davide vi rifaremo il brano suonato precedentemente in duetto. Terzo punto di questo metodo è l'utilizzo dell'intera tastiera del pianoforte, che sia i tasti neri, i tasti bianchi o anche proprio l'intera tastiera. I brani sono caratterizzati soprattutto all'inizio da alcuni dedicati solo ai tasti neri, che sono divisi in piccoli gruppi da quanto? Da due e da tre, benissimo. Poi altri brani dedicati solo ai tasti bianchi e successivamente anche dei brani dedicati a tutta la tastiera. Adesso vi faremo sentire un brano dedicato ai tasti neri da due. Neri, gruppo da due, benissimo. Adesso vi faremo sentire invece un brano dedicato solo ai tasti bianchi. Punto, vi faremo vedere come utilizzare l'intera tastiera di suoi suoni contrastanti, che noi chiamiamo dinosauri e uccellini. Facci sentire i dinosauri da dove vanno. Benissimo. E invece gli uccellini, quindi registro grave e registro acuto. Benissimo, adesso quindi ci suonerai il brano con l'intera tastiera. Familiarità con l'intera geografia della tastiera e lo sviluppo della percezione cinestetica sono le fondamenta per una successiva lettura scorrevole. L'ultimo punto di questa lezione è la diversificazione tra battute, ovvero con i bambini più grandi, quando ovviamente suoneranno dei brani un po' più complessi, inizieremo a fare una divisione tra battute uguali e battute diverse. Successivamente non saranno più battute a essere diversificate, ma intere linee melodiche. Questo lavoro successivamente, quando loro saranno più grandi, verrà fatto in automatico dalla loro mente, così che avranno una lettura più scorrevole e anche saranno più facilitati a imparare le cose a memoria. Adesso io e Olivia vi faremo vedere come ha suddiviso Olivia il brano. Facciamoli vedere un attimo. Con dei semplici simboli abbiamo suddiviso le battute uguali, ok, tra loro, perché ce ne sono più di qualcuna, e anche delle battute diverse che magari si presentano solo una volta. Successivamente anche delle intere linee melodiche. Giusto, Olivia? Sì. Benissimo. Adesso ci farà sentire il suo brano.